Intanto passo la parola a Mario Baccini e poi andiamo avanti. Grazie Angelo, ma volevo cogliere l'occasione per salutare tanti amici che sono qui, da Giovanna, Tonino, Mauro che è arrivato adesso e tanti altri, insomma, Maria. Ma soprattutto volevo cogliere questa occasione perché, amici, è una campagna elettorale, noi siamo qui a sostenere la campagna elettorale di Angelo Perfetti, perché è proprio in campagna elettorale che si debbano fare quelle cose che Angelo ci ha ricordato poco fa, il momento dello scambio di informazioni tra i cittadini e i candidati, è il momento di fare dei programmi, ciascuno deve dire esattamente quello che intende per una qualità della vita migliore in termini anche di buona amministrazione. E proprio la campagna elettorale è un momento strategico, il momento dove i cittadini, forse l'unico momento nel quale i cittadini possono decidere qualcosa, questa straordinaria possibilità di dare il voto a un simbolo, a una persona, a delle idee, a dei programmi. Ecco, io voglio mantenere anche tutto nell'alveo di questa campagna elettorale, che è una campagna elettorale per il rinnovo del nostro Consiglio regionale. E ovviamente Angelo Perfetti rappresenta un candidato ideale proprio per ricollegare, no, molti cittadini alle istituzioni. È il candidato ideale per rimettere insieme alcune idee fondamentali che sono alla base anche del nostro programma politico, perché la Federazione dei Cristiano Popolari non è un partito, è un movimento di idee, di opinioni, di persone per bene, che hanno deciso di stare insieme ed offrire un'alternativa alla carente offerta politica che i cittadini hanno davanti. E allora mettere insieme tutte queste persone, Angelo Perfetti rappresenta una straordinaria occasione di quella società civile che decide di non stare più in finestra e parlare e criticare soltanto, perché anche dai suoi punti di osservazione poteva ancora bene farlo, perché lui è un giornalista, è un direttore di un organo di informazione abbastanza importante nel nostro litorale, e da sempre si batte per la buona amministrazione, per le buone pratiche, per non confondere l'etica con l'etichetta, per dare voce a quelli che non ce l'hanno nella politica tradizionale. Ecco, tutto questo si è trasformato in un sentimento che oggi io amo definire di supplenza, la politica vista ovviamente con gli occhi di tutti i cittadini che in questo momento vedono nella politica un'assenza di certezza, un'assenza di sicurezza, un'assenza di risposte quantomeno ai problemi che i cittadini hanno nel proprio quotidiano. Con questo sentimento, ecco, la candidatura di Angelo coglie, no, un momento straordinario, non solo in questo territorio, ma in tutta la Regione Lazio, perché nel suo programma, che ha convinto anche molti della stessa lista della Federazione dei Cristiano Popolari, è un programma legato alla trasparenza degli atti, alla semplificazione amministrativa, alla ripresa ovviamente anche della funzionalità, della produttività per creare ricchezza e poi ridistribuirla, ma soprattutto anche il problema di carattere ambientale, che rappresenta uno dei cavalli di battaglia di Angelo, la tutela del territorio in termini di qualità e di risorsa, non di problema, che deve essere una palla al piede, ma una risorsa, una ricchezza che i cittadini devono sentire in questo momento. Quindi con grande piacere io sono qui a presentare Angelo Perfetti come candidato alla Regione Lazio nelle liste dei Cristiano Popolari. Voi sapete tutti che in questo programma, in queste liste ci sono tutte persone di un certo livello importante, professionisti che vengono dal mondo del lavoro, delle professioni, del mondo cattolico, dal sociale, quindi che hanno una visione molto chiara dell'etica politica. È una lista a sostegno di un progetto più ampio, che è quello che si riferisce
al Partito Popolare Europeo come approdo delle buone pratiche, delle buone politiche, alla dottrina sociale della Chiesa come visione laica, non confessionale, dei problemi anche amministrativi. Allora in questo contesto volevo sottolineare la presenza nelle liste. Io sostengo questa lista dei Cristiano Popolari, sostengo ovviamente una lista che sostiene in un ampio quadro il centrodestra alla regione, però ecco, noi vogliamo sottolineare che questi candidati come Perfetti, candidati che sono sostanzialmente delle persone che vogliono dare un contributo, perché oggi le leggi elettorali ti impongono di stare in un quadro ben preciso, perché altrimenti è difficile continuare a far politica. Ecco, in questo quadro noi vogliamo mantenere questa nostra specificità. Questi nostri candidati sono sicuramente un patrimonio da sostenere, e se vogliamo che la politica ritorni a splendere, come oggi ricordava il Santo Padre, anche nella ho letto che insomma la fede deve dare il suo contributo importante, fattivo, concreto, perché altrimenti diventa un albero senza frutti. Questo lo diceva il Papa, il Santo Padre, e noi vogliamo raccogliere questo invito che oggi sui giornali specializzati veniva raccolto. Noi vogliamo dire che la politica senza risposte diventa anch'essa un albero senza frutti. Allora